devo dirvi che tra i ricordi più teneri della mia infanzia c'è quello dei miei genitori che facevano i capelletti la domenica. Questo della pasta è proprio una cosa della mia famiglia, cioè tra le varie cose io ero coinvolta da bambina a lavorare, perché comunque sì, mio padre tirava la sfoglia, la mia mamma chiudeva i capelletti, io dovevo mettere la nocciolina di carne appunto sul quadratino. Ma era bellissimo, cioè, perché era un momento di coesione familiare anche stupendo. Ecco, questo è il nostro signore che con due spalle così, che funge da mattarello. Esatto. L'olio di gomito. Esatto, adesso io so che ci sono ancora delle persone, delle spogline che effettivamente fanno e tirano la pasta con il mattarello, ma devo confessarvi, quello è una fatica disumana. Quella è una parte che chi lo vuole fare a casa lo fa, perché c'è un sacco di gente che se lo fa a casa, ma per un chilo o due di cappellacci è un punto, per decine di chili di pasta diventa una storia. Non vi dico a Natale. Queste sono le misure standard del cappellaccio, Questo qua la zucca, questo è il cappellaccio e quello sotto è il cappellino. Il nome cappellaccio viene dalla forma del cappello dei contadini. Infatti in dialetto ferrarese cappellaccio in realtà si chiama caplas. Lavoravo come dipendente pubblica e insomma a un certo momento ho deciso di fare un cambiamento. Se tornassi indietro ancora oggi è una scelta che rifarei assolutamente. Io quando ho cominciato questo lavoro ho fatto una cosa che mi è piaciuta da morire, e cioè sono andata in diverse paste fresche e ho comprato i cappellacci di 3-4 paste fresche, e dopo a caso li ho mangiati uno via l'altro ed erano naturalmente completamente diversi. Ora sono proprio in alcuni casi diventano proprio delle esperienze gastronomiche, perché si trovano delle differenze dovute proprio al fatto che comunque ciascuno ha la propria ricetta.